Ciao, bentornati sul canale ragazzi, buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, bentornati su Humars. Finalmente, tu sei la mia vita, e neanche si sta svegliando adesso. Che vuoi amore mio, vuoi venire in camera? Ripartiamo, ciao a tutti, bentornati sul canale. Come avete visto oggi vi insegnerò come creare i cutter in 3D. Come creare i cutter in 3D? Non tutti hanno giustamente un iPad Pro, non tutti hanno giustamente la stampante 3D, però possa essere utile. Però ne ho chiesto un po' di persone e stavo pensando di realizzarlo, ma veramente ragazzi non avevo tempo zero. E poi me l'ha chiesto Angenia, Tonia, e ho detto ok Tonia, visto che me lo stai chiedendo pure te, lo facciamo sto tutorial, perché alla fine evidentemente questa cosa dei cutter, di poter coppare la pasta e fare le forme che servono, è interessante. Mi ha dato un sacco di dritte sul fatto che comunque sta andando molto questa cosa dei cutter, per dei coppapasta, dei cutter, come vogliamo chiamarli, e si possono fare un po' di cose, si possono fare biscotti anche, cioè fantastico, fate la pasta frolla e vi fate il cutter. Vi serve una forma particolare? Umberto ve la fa. Comunque, detto questo, sto perdendo tempo come al solito, ci vediamo dopo, vedetevi il video, ci vediamo alla fine, ciao. Bene bene bene, prendiamo il nostro bel iPad con il nostro bel programma Nomad Sculpt, con il quale vi ho fatto vedere cosa ho creato. Queste basi meravigliose che non vedo l'ora di utilizzare, ma siccome ancora non ho idee, mi sa che le utilizzerò prossimamente, appena mi arriva qualcosa in testa, perché sono spettacolari e meritano qualcosa di spettacolare. Bene, 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 prendiamo il nostro programma Nomad Sculpt, ma prima di tutto, a parte sì, perché vi faccio rivedere le cose in questa parte, non lo so, forse perché l'ho registrato due volte, vabbè, qua le vedete meglio di prima sicuramente. Niente, eccoci qua. Prima di tutto vi faccio vedere anche questo cucciolino, che alla fine sarà molto molto importante. Vedrete che ci azzecca con il cutter 3D, con i cutter ve lo dico dopo. Prendiamo la nostra penna, apriamo Procreate su Nomad Sculpt, è un programma a pagamento. Facciamo uno sfondo nero, facciamo un nuovo livello, prendiamo il pennello, penna studio dovrebbe essere, credo dovrebbe essere penna studio, che sta qui, ok, la scegliamo e la mettiamo al massimo, mettiamo il colore bianco, perché per fare il cutter in 3D poi nel Nomad Sculpt bisogna fare questo procedimento: sfondo nero, un disegno con la linea bianca. In questo momento sto facendo delle ali di farfalla, fata, chiamiamole come volete, ma quelle sono, insomma, mi sto un po' divertendo a quelli. E fare questa cosa non è per niente difficile, l'importante è non esagerare con lo spessore delle linee, quindi non fatele troppo spesse né troppo sottili, perché poi vi spiegherò dopo cosa succederà. Dopo, in fase di stampa, potrebbero essere troppo sottili e potrebbero venire male una volta stampate. Centriamo il nostro disegno, non lo mettiamo troppo vicino ai bordi, lo salviamo in JPEG, lo esportiamo e lo salviamo in Nomad, così come ci chiede, in file, salva in Nomad, salva. Sì, chiamiamolo uguale a qualcos'altro che già c'è. Andiamo su Nomad Sculpt, perfetto. Prendiamo un solido, io prendo sempre un cilindro che è tondo, faccio il subdivide, che appunto mi dà più dettaglio nella creazione, quindi anche nello stampo che dopo andremo a mettere. E infatti vedete, è bello liscio, perfetto. Andiamo su stamp, clicchiamo su stamp e sul pennello in alto scegliamo il più. Andiamo nei file dove abbiamo salvato la nostra ala di farfalla ed eccola qui. E voi direte, ora andiamo giù, vedete il fall off, fate il custom, andate sull'ultimo rigo e fate questo, mettete tutto piatto, in modo che dovrebbe uscire tutto piatto anche il nostro bellissimo cutter. Il front facing facciamo, gli diamo l'ok e guardate qui. Aspettate che non è facile centrare la situazione, perché essendo una sola ala ho avuto un po' di problemi. Però, guardate qui, abbiamo il nostro timbro, il nostro cutter che possiamo utilizzare in qualsiasi modo. Non c'è cosa più semplice da fare con Nomad Sculpt, vi giuro che è semplicissimo. Poi magari, che cavolo ho fatto, vabbè. Poi magari vi faccio vedere anche altri esempi, ovviamente, in questo video, non vi faccio vedere solo questo, perché sennò è la fine. Vado un po' a tagliare la base, perché altrimenti sarebbe troppo spessa e consumeremo un sacco di resina per stamparla. E qui ho dei problemi evidenti col programma, non so cosa stia succedendo, però ecco qui.
deve essere più o meno di questo spessore, non troppo. Adesso vi faccio un altro esempio. Ho preso un cubo, l'ho fatto subito super super dettagliato con il subdivide e vado a fare una base abbastanza sottile. Mi vado a prendere un altro timbro che ho già fatto, ossia il mio logo, il mio draghetto di Humor's Channel, e vado a mettere il massimo dell'opacità ed eccolo qui. Quindi, se voglio, questo è un timbrino più che un cutter, però il procedimento è lo stesso dei cutter e dei timbri, anche degli stampi, insomma, se vogliamo comunque imprimere nelle paste polimeriche qualcosa che vogliamo far ricordare alle nostre creazioni, appunto, che sono nostre. Facciamo un'altra prova, facciamo un sole, tengo premuto con Procreate, mi faccio un bel cerchio preciso perché giustamente non sono perfetto, e facciamo un sole, il classico sole tipo tatuaggio Maori, un po' così, lo sto disegnando proprio alla Katsum, come si suol dire. Perfetto, lo prendo, lo salvo in JPEG, lo esporto in file, come vedete qui. Vi sto facendo il procedimento un sacco di volte così vi rimane impresso. Lo conserviamo entrambi perché c'ho tutti i nomi uguali. Prendiamo un cilindro, visto che il sole è tondo, preferisco questo, lo validiamo. Mettiamo il, vedete com'è senza subdivide, è fatto tutto un po' sfaccettato. Adesso faccio il subdivide che aumenterà ovviamente il peso della creazione in 3D, quindi mi raccomando, avete buona memoria, un po' di memoria in più nel vostro iPad. E adesso scegliamo file e vado a prendere il nostro sole, eccolo qui. Prendiamo il nostro solettino, lo centriamo, questo è facile perché è bello centrale, ed ecco qua, abbiamo il nostro cutter, non è per niente difficile, le linee sono abbastanza spesse, forse ho esagerato anche io questo giro, però vi assicuro che se le facciamo troppo sottili in fase di stampa succede un casino immondo, diventano proprio di tipo tutte, non so se vi ricordate lo stampo della farfalla che ho fatto tempo fa, era un po' troppo sfogliato, si era tutto spiegazzato dopo la stampa. Questa è un'altra prova che vi faccio vedere, è un ciondolo, lo metto su un ovale, e se vogliamo fare il cutter di questo ciondolo ovviamente dobbiamo stare attenti un po' a tutto, anche perché fa forse sbagliato, cioè le cose centrali, i petali centrali andrebbero comunque stampati in modo che si tengano in qualche maniera. Però diciamo che il procedimento più o meno base è quello. Questo video vuole farvi vedere come mettere gli stampi in Nomad Sculpt, i vostri disegni, i vostri stampi, quello che volete fare. Insomma, potete anche fare un disegno, che ne so, una testa di topolino e nel vostro stile, e trasformarla in uno stampo per fare biscotti, per fare dei ciondoli, per fare qualsiasi cosa, anche per farvi una base dove lavorare poi dopo più facilmente. Che sto facendo qui? Ah sì, vado a tagliarlo perché come avete visto molte volte si esce tutta un po' sfaccettata, un po' strana, però tagliandola abbiamo un taglio netto, ecco qui, ho sbagliato di nuovo, abbiamo un taglio netto dove, adesso vi faccio vedere da vicino, ecco qua, bello liscio, in modo che quando andiamo poi a fare il taglio, ci esce perfettamente il disegno che ci deve uscire. Facciamo un'altra prova. Questa volta vi faccio vedere come appunto imprimo al contrario, invece di andare a fare lo stampo, questa volta facciamo il contrario. Imprimiamo in rilievo, in basso rilievo, quello che tipo su una creazione mia, e adesso vi farò vedere cosa e il perché, andiamo a fare il nostro timbro. Così quando creo in 3D, sulla parte inferiore, dove volete voi, ci mettete la vostra firma. È semplicissimo, andate a fare questo qui, guardate a sinistra, è il sub, appunto la parte che va a fare il contrario di quello che facciamo. Guardate qui come è venuto sul mio cucciolino, ecco perché volevo farvelo vedere. Così abbiamo la nostra firma sulla nostra creazione che poi verrà stampata, viene perfetta. Io adoro questo cucciolino, non vedo l'ora di dipingerlo. Questa è un'ala di fata che ho già fatto, guardate qui, sempre in sub, ecco. Se volete metterla, incidere qualcosa su un qualcosa fatto in 3D, lo potete fare in questo modo, quindi abbiamo diverse cose. Scusate per i cuccioli che vedete qui, ma sto creando la mia ultima commissione. Vi faccio vedere che cosa ho stampato per fare un mio cutter. Ta-da! Un bel fiore di loto e una sorta di uovo di drago, perché voglio fare una cosa carina, tipo una parure fatta con squame di drago, e non vedo l'ora di provarci, insomma. Andiamo a imprimere il nostro stampo e puff, abbiamo il nostro stampetto perfetto e preciso, così come l'abbiamo fatto. Facciamo la stessa cosa con il fiore di loto. Va schiacciato un pochettino perché ho fatto le linee troppo doppie, qui ho sbagliato, andavano fatte un pelino più sottili. Infatti ho avuto un po' di difficoltà a toglierlo e ta-da, ragazzi, ovviamente va rifinito.
finito, va sistemato, però bene o male abbiamo il nostro fiore di loto che possiamo sfruttare per qualsiasi cosa, per fare una base, una creazione, qualsiasi cosa, veramente. Io con la stampante 3D, ragazzi, vedo soltanto possibilità infinite. Ed eccolo qua il mio cucciolo che vi ho fatto vedere all'inizio. Io voglio chiedervi, vi piacerebbe vedere un video dove lo dipingo dall'A alla Z, come faccio gli occhietti, come faccio il tutto? Fatemelo sapere perché ci tengo tantissimo. Il video spero venga bene, insomma. E fatemi sapere qua sotto, insomma, le vostre risposte. Io vi aspetto come al solito, come sempre, qui sul mio canale. Sono venuti carini, è la prima volta che faccio dei cutter e sì, è la prima volta. Non è facile purtroppo disegnarli, poi modellarli e fare, cioè è un po' un casino, però è molto più semplice di alcuni programmi che appunto sono dedicati a questo. Come avete visto si utilizzano due programmi, si utilizza sia la Procreate che Nomad Sculpt appunto per poter appunto creare il proprio cutter del cuore. Perché i cutter sono i cutter del cuore. È passato un gatto. Spero che il video vi sia utile, io cercherò di fare sempre di più. Scusate per l'intromissione dei draghi che c'erano in mezzo, ma sto lavorando all'ultima commissione di questa stagione per il momento. Credo che al momento ne prenderò forse altre tre prima di andare in vacanza con le commissioni. E niente, quindi. Ah, una cosa importante, vi dico sempre, ragazzi, che i Pandregos di bronzo sono disponibili. Ho tre posti liberi al momento per l'ordine di se lo facciamo adesso a giugno, verso fine giugno dovrebbero partire, quindi non sono io che li produco, li fa un orefice, un orafo di Roma, bravissimo Flavio, che vi se andate a seguire sicuramente vi lascio il link in info box. Se li volete contattatemi in privato su Instagram, così vi dico come funziona il tutto. Grazie mille per essere stati con me, ci vediamo al prossimo video. Penso sarà un video di resina, una cosa che non ho mai fatto, ho visto fare da tante persone, ma c'ho questa idea in mente, questa cosa che non volevo fare da un po' di tempo, speriamo ci riesco, quindi niente, grazie mille, seguitemi, likeatemi, commentatemi, ci vediamo alla prossima, un bacio e acchiappatevi, ciao. Nel frattempo Freya è deceduto alle mie spalle, si sta facendo la manicure. Freya? Ah, papino, lo so, è quasi ora di fare, vero?